Ciao gente, oggi vi farò vedere il primo incontro tra Tony Stark, ovvero Iron Man, e la Gemma del Tempo e i problemi preistorici che ne seguiranno. Diciamo che il tempo non è stato dalla sua parte, ma per fortuna questi eroi erano con lui. Questa è la storia di The Avengers, Beyond Earth's Mightiest. Cominciamo! Seguendo un suggerimento datogli da Teschio Rosso riguardo al tempo, Tony individua il luogo in cui si trova la Gemma del Tempo. Gli Avengers non sanno quale sia il potere della Gemma, ma non si aspettano certo questo. Quando la Gemma si fonde con il reattore Arc di Tony, provoca un'esplosione energetica che apre un portale temporale. Tony non sa che le esplosioni energetiche sono solo l'inizio e che ognuna di esse avrà strani effetti su di lui. Puoi sistemare lo strappo? Che domande! Certo che sì! Devo solo togliere la Gemma dal reattore Arc! Hai problemi con l'altoparlante? No, per niente! Gli Avengers tornano alla Stark Tower, ma l'armatura di Tony non lo riconosce e non risponde ai comandi, così Hulk lo aiuta. Oh, per la barba di Tony! Esatto, il ragazzino dalla faccia pulita nell'armatura è Tony. Che situazione imbarazzante! Gli eroi scoprono che a ogni esplosione energetica della Gemma del Tempo, Tony ringiovanisce. Per fortuna gli Avengers sono ancora nel fiore degli anni. Thor brandisce il martello come sempre. Hulk si comporta da Hulk, per capirci. Oh, ecco, guardate ora! È una sfida tra mostri arrabbiati. Si sarà offeso? Intanto, al laboratorio, Tony usa l'apriscatole più costoso del mondo per uscire dall'armatura perché Lia non riconosce la sua bellezza da liceale. Ho detto da liceale? Ora mi sa che è da elementari. Nel frattempo, come sempre, si divertono solo gli adulti. Ma ora andiamo un po' avanti. Se vogliamo vedere Vedova Nera che abbatte un dinosauro, ci basta guardare il video di un suo allenamento con Captain America. Sto scherzando! Steve Rogers, il Boy Scout centenario amato da tutti, è al fianco di Tony e lo aiuta ad estrarsi la gemma dal petto. Tony e Cap scoprono che le celle di contenimento nella torre sono state aperte. Ovviamente Teschio Rosso è scappato e a causa di questi triceratopi che lo calpestano, Captain America è temporaneamente fuori gioco. Eccomi, Stark. E adesso Teschio Rosso cerca Tony. Ma anche se è un bambino, ha degli assi nella manica. Stai attento a dove metti i piedi. Ah, che adorabile monello. Oh no, ha messo all'angolo Tony. Scherzavo, Tony non è nato ieri, anche se così sembra. Classico scherzo degli ologrammi, ci cascano sempre. Con i classici non si discute. Stavo per mandare avanti, ma questa scena la guarderei. Passiamo oltre. Ecco, qui c'è una lezione importante che imparano tutti gli Avengers, prima o poi. Mai entrare nella stanza di Thor. Teschio Rosso è impegnato e Tony decide di rovistare fra le sue vecchie cose. Il primo progetto dell'armatura! Pare che in questo momento gli possa essere molto utile. Tony torna in laboratorio e ovviamente Teschio Rosso lo segue. Tony sta sudando, ma forse è perché nel laboratorio fa molto caldo. Ora! Fidatevi, ha già un piano. Io sono Iron Kid! Che battuta! Questo ragazzo ha un futuro brillante! Oh, l'ha afferrato al volo! Direi che ha fatto la fine del topo, anche se non sono gatti, ma dei rettili alati! Tony, stai bene? Io sono un mito! No, mi puoi alzare? Tony prende spesso in giro Cap, che però gli sta dando un grande aiuto. Non riesco a controllare... Concentrati, Tony. Tu hai il potere di fermare le onde temporali. E se poi non funziona? E se ringiovanisco fino a sparire? E se invece distruggo l'universo? Oh, ecco che spuntano le lacrime! Ho tutta paura! Non c'è bisogno di guardare questa scena, sappiate solo che Tony ha imparato due grandi lezioni quel giorno. La prima, non giocare con la gemma del tempo. La seconda, rispetta gli anziani.